Ciao a tutti, questa volta vi presento un video molto importante, le 10 cose fondamentali per un oculista. State iniziando a suonare l'ukulele, oppure lo suonate da un bel po' di tempo e vi state chiedendo qual è l'equipaggiamento fondamentale che deve avere un oculista. La prima cosa che deve avere ovviamente un oculista è un ukulele. Ce ne sono di tanti tipi, di soprano, concerto, tenore, baritono, sopranino. Ho diviso gli ukulele in fascia di prezzo, in dimensione. Trovate modelli amplificati, non amplificati e anche i legni sono abbastanza variegati. Quindi avete sicuramente vasta scelta. Li troverete tutti quanti in descrizione insieme a tutti quanti gli altri oggetti che fanno parte dell'equipaggiamento dell'ukulele. Una volta acquistato l'ukulele è importante acquistare anche una buona custodia. Spesso viene regalata insieme allo strumento, ma se avete bisogno di una custodia di qualità maggiore sicuramente dovrete acquistarla separatamente. Il mio consiglio è sempre quello di acquistare una custodia buona, morbida ed imbottita. Rende lo strumento più facilmente trasportabile e soprattutto se un giorno comprerete un nuovo ukulele della stessa dimensione ovviamente, ma di qualità maggiore, potrete sempre utilizzare la stessa custodia. Se invece non vi è scomoda e volete assicurare il massimo della protezione al vostro strumento, sicuramente la scelta migliore è quella di acquistare una custodia rigida. È il momento di acquistare un accordatore. Sicuramente quello più diffuso è quello che si attacca qui sulla paletta con una clip e terrà sempre accordato il vostro strumento. Questo è sicuramente uno degli equipaggiamenti più economici che troverete su questa lista. Andiamo avanti. Acquistiamo quindi il metronomo. È importantissimo per studiare a tempo, per fare gli esercizi e per migliorarsi sempre. In qualche modello che ho selezionato e che troverete in descrizione c'è la possibilità di avere accordatore e metronomo nello stesso strumento. Ovviamente è possibile trovare anche delle applicazioni sul vostro smartphone che fanno da metronomo, da accordatore o entrambe le cose. Ce ne sono free e a pagamento. La voce del nostro strumento, le corde. Anche qui la scelta è molto soggettiva. Ce ne sono di economiche, di costose, di squillanti, di meno squillanti. C'è la possibilità di acquistare il sol basso o il sol alto su alcuni strumenti. Io ho selezionato un po' delle corde che ho provato nel corso della mia esperienza e ve le ho presentate. All'inizio potrà sembrare fondamentale perché non troverete mai la posizione per tenere comodamente il vostro ukulele, quindi se volete vi consiglio di acquistare uno strap per reggere il vostro ukulele, ma vi consiglio di non spenderci molto perché presto lo riterrete superfluo. Mentre state studiando avrete sicuramente la necessità di appoggiare i fogli o i vostri libri da qualche parte, quindi vi consiglio un leggio. Di questi qua. Anche qui ce ne sono di varie taglie, di varie dimensioni e soprattutto vari prezzi. Prima di un concerto o semplicemente a casa per tenere il vostro ukulele fuori dalla custodia vi servirà sicuramente un reggi ukulele. Ce ne sono da pavimento, ce ne sono da muro e ci sono anche quelli che si possono attaccare all'asta del microfono o all'asta del vostro leggio, come questi qua. Scegliete voi quello che fa al vostro caso. Un altro oggetto che deve far parte dell'equipaggiamento di un ukulelista è sicuramente il capotasto. Molto economico, ce ne sono di tante marche, anche qui ne ho selezionate alcune, ma sicuramente vi potrà risolvere un sacco di problemi dal vivo o mentre studiate. Eccolo qui. Allora, io mi ero segnato una lista di 10 cose per l'ukulele e ve ne ho dette solamente 9. Non mi ricordo la decima. Eppure erano 10 sulla lista. Ah, sicuramente la decima cosa è questa qui. Oppure questa qui. Oppure tutte e due.
così potremo studiare e migliorare insieme il nostro ukulele. Entrambi i libri sono complementari. In questo libro si affronta lo studio delle figure ritmiche per migliorare le nostre tecniche di strumming, di arpeggio o di linee melodiche. Invece, in questo libro, si studia perché accordi sono maggiori, minori, settima o di altri tipi e soprattutto si impara ad addestrare l'orecchio a riconoscerli. Allora, questa è la lista delle 10 cose che secondo me servono per un ukulelista. Se secondo voi ci sono più oggetti indispensabili per un ukulelista, 11, 12, 13 o chissà che, scrivetemi a questa mail. E soprattutto visitate il sito corsi.ukusinfabula.it, in cui c'è la possibilità di acquistare tutti gli oggetti che ho descritto in questo video e soprattutto c'è la possibilità di frequentare il videocorso per tutti, da zero a Ukus. Alla prossima, ciao!